Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Siamo entrati nell'inverno, la stagione è ancora più fredda, è una stagione dove ci rigidiamo e quindi ecco che diventa ancora più importante riuscire a scaldarsi come si deve. Il consiglio che vi do è di arrivare sempre al circolo per tempo, in modo tale che possiamo andare comunque sia a bere il nostro caffè, però possiamo fare come prima cosa il putting green. Iniziamo a muovere un po' per capire la velocità dei green giornalieri e per adattarci. A questo punto arriviamo in campo pratica. Non possiamo iniziare a praticare subito a freddo, l'ideale è iniziare a prendere uno o due ferri e iniziare a fare degli esercizi di stretching dove possiamo andare a riscaldarci, possiamo fare esercizi per le braccia tranquillamente, possiamo fare dei piccoli saltelli, corsetta sul posto, possiamo andare ad allungare i muscoli delle gambe perché dobbiamo iniziare a essere sciolti quando andiamo a giocare. Possiamo mettere il bastone dietro al corpo e iniziare a creare delle resistenze dove andiamo tranquillamente a fare le nostre rotazioni. Un ottimo esercizio che poi ci può servire tecnicamente è posizionare il bastone proprio sulle spalle, braccia incrociate, ci mettiamo in posizione, la faccia bastone diritta perché dobbiamo sentire il nostro corpo che viene a colpire. Quindi vado a scaldarmi, a scaldare i muscoli che ci servono poi per andare a giocare al golf. Una volta che ho iniziato con lo stretching a scaldarmi in maniera corretta, posso iniziare con dei piccoli colpi. Prendo un gap wedge che può essere un 50 gradi, 52, 54, oppure posso prendere anche il pitch. Inizio a fare dei piccoli colpi a 30-35 metri. Non mi interessa sapere il tipo di bastone, ma mi interessa proprio iniziare a sentire che lascio scivolare il bastone. Faccio bene attenzione al grip, faccio attenzione alla posizione, probabilmente ho anche due o tre pullover addosso e quindi faccio fatica a muovermi. Devo iniziare a sentire che mi scaldo, che sento le braccia che cadono, sento come si sta muovendo il mio corpo. Il mio corpo deve sempre muoversi indietro e in avanti mantenendo sempre bene l'equilibrio e lascio sempre che il mio bastone passi davanti, soprattutto nei primi colpi. Il mio bastone deve sempre passare di fronte al corpo e quindi devo riuscire a sentire che lascio scivolare le braccia, lascio che le braccia passino davanti ancora prima di andare a muovermi. Trovo l'equilibrio, lascio passare, ho già fatto un paio di colpi, ne faccio un altro ancora, ho fatto colpi a 30-35 metri, lo allungo sempre con il gap wedge o il pitch che abbiamo preso, impugno il bastone un po' più lungo, posso anche scambiare due chiacchiere con il mio amico, però inizio a fare un po' più di swing. In questo momento sto scaldando i muscoli, quindi non mi preoccupo di prendere la direzione, sto proprio scaldandomi, lasciando muovere bene il bastone, faccio sia attenzione come metto il grip, lavoro sull'avere il giusto equilibrio. Ok, ho iniziato a scaldarmi, posso allungare il colpo, prendo tranquillamente un ferro 8. A questo punto devo sì sapere dove sto mirando, perché avere una pratica costruttiva è fondamentale. Quindi comunque vengo dietro, non rimango mai fermo, cerco sempre di sciogliermi, cerco sempre di muovermi, prendo il mio punto di riferimento, posiziono il mio bastone, i primi colpi comunque li gioco sempre morbidi, io prima di entrare in campo devo riuscire a lavorare sul trovare il ritmo, sto cercando di trovare il ritmo, era un buon colpo, appena pesante, devo riuscire a togliere questa pressione che mi ha fatto fare il colpo pesante. Tolgo sempre pressione, mi allineo sempre bene, vado dietro a prendere il punto di riferimento, devo sapere dove sto mirando, trovo la posizione, lavoro sul mantenere l'equilibrio, inizio a sentire il bastone che si muove su linee corrette, lavoro proprio sul ritmo. Ho fatto qualche ferro 8, passo al ferro 6, vado ad allungare ancora di più quello che è il colpo, sempre, in questo caso, andare a capire l'allineamento corretto, sempre a cercare di sentire, come facevo anche con i piccoli colpi, che il mio bastone torna di fronte al corpo ad inizio discesa. Quando il bastone torna di fronte al corpo, il mio corpo può iniziare a muoversi nell'azione in avanti. Mi sto scaldando, tirato i miei ferri 6, prendo il driver e faccio gli ultimi colpi col driver, perché probabilmente il driver è il bastone che userò in partenza alla prossima buca. Vi aspetto alla prossima puntata.